Lidia Cappadelli, i sottanocchi, tamponi fatti per tutti, chi li ha sofferti di più? Secondo me lei. Io e me fanno malissimo, proprio urlo, ho urlato. Io infatti ho dovuto seguire lei che ho urlato, quindi ci ho avuto un po' più di timore anche. Bisogna sapersi in qualche modo adattare al momento, il vostro momento e quello che state vivendo attualmente nel vitivinicolo di Castel di Sangro con il Napoli femminile. Appena arrivate, le prime impressioni, partiamo da Cappadelli. Allora, appena arrivata qui a Castel di Sangro, penso che mi ha colpito innanzitutto il centro. Lo potete bere il caffè, giusto? Mi ha colpito prima di tutto il centro, che è uno probabilmente dei più belli a cui sono stata. Non ne ho visti molti, ma mi ha colpito quello. Sì, e poi comunque l'organizzazione della società e il campo è bellissimo. Il caffè è pagato, per questo ha detto l'organizzazione della società, eh? E tu, Isotta? A me mi ha colpito un sacco questo laghettino, vabbè, ovviamente il campo. Tu l'hai detto perché avendolo noi alle spalle, esatto, non lo facciamo vedere, quindi però, giustamente l'hai detto, perché così riesce tutto difficile a chi deve fare l'inquadratura. E Ganzo qui, perché comunque si sta bene, c'è una retta fresca e ci si riesce a allenare con tranquillità. Ganzo non è l'allenatore del Milan, quello è Ganzo, è un altro. Prima impressione invece di Napoli, perché poi siete state un paio di giorni in città in attesa di venire qui in ritiro, una donna di mondo come lei, una toscana doc come invece Isotta. Prima impressione appunto su Napoli per quel poco che hai visto e magari quello che invece desideri rivedere della città. Allora, a Napoli ero stata per la prima volta 3 settimane prima ancora di sapere che sarebbe andata. Hai ragione, sei stata a Procida. Sono stata anche a Procida, a Ischia, ma i primi 2 giorni li ho fatti a Napoli prima di sapere di venire a giocare, quindi mi sembrava quasi destino, e in realtà sono rimasta colpita, ho avuto delle buone guide e ho mangiato la pizza la prima volta e sono stata una sera in silenzio a pensare alla pizza praticamente. Isotta invece è venuta a sciacquare i panni nel mare di Posillipo, perché è la prima volta che esce dalla sua amata Toscana. Sì, esatto. Ma io non sapevo cosa aspettarmi sinceramente, perché Napoli viene descritta da tutti in maniera diversa, c'è chi ti dice una cosa, chi te ne dice un'altra, quindi non sapevo bene cosa aspettarmi, ma in realtà mi è piaciuta fin da subito sia l'accoglienza delle persone che la città stessa, abbastanza particolare. E sicuramente questi 2 giorni non bastano, quest'anno sarà importante per riuscire a immergersi nella città e nel conoscere anche i napoletani stessi, questo è bello. Abbiamo tempo per visitare la città, per conoscere chi la abita, abbiamo meno tempo tra virgolette per preparare invece il campionato, che è quasi già imminente. Le prospettive per te, siamo praticamente prossimi all'esordio in Serie A, più emozione, più paura, più entusiasmo? Allora, sicuramente entusiasmo, perché è una cosa che sogno da davvero tanto tempo, quindi sono proprio contenta di finalmente di approdare in una squadra del genere che comunque farà la Serie A, ma soprattutto sono contenta perché il gruppo mi piace tanto, quindi in un altro contesto magari sarei stata più intimorita, ma con loro, cioè, mi sento già in famiglia. Nocchi invece ha già fatto una scommessa con il sottoscritto, a 10 gol mi pagherai una cena. Non si dice questo, silenzio. Però sì, cioè, nel senso, io sono contentissima di essere qui e spero di fare un buon campionato e di crescere come calciatrice e come gruppo, quindi sono a disposizione della squadra. Chiudiamo con una battuta, avete usato tanto la parola gruppo dicendo che appunto si sta formando in queste ore, in questi giorni, la compagna più simpatica. Beh, ce l'ho davanti in questo momento, quindi devo dire Sottanocchi. La compagna di camera? Chiara Groff. Com'è? Che, un po' trentina. Meno male ci pensa lei a certe cose, a ricordarsi la tessera della camera, perché io me la scorderei sempre. Quindi meno male c'è lei. E sì, lei è super organizzata, quindi è una bella coppia. Meno male che c'è mamma Groff, allora. Esatto, sì, grande Chiara.